Viva la Pisa, viva la Pisa, che impazzire ti farà. La suoni in piedi o da seduto, l'importante non aver bevuto. Viva la Pisa, viva la Pisa. Eccoci qua amici di Fisarmonicando, benvenuti negli studi qui di Stradella, nella sede By Marco, lo sapete. E come promesso da alcune settimane, dopo aver ascoltato il maestro Giraldi, dopo aver ascoltato Carlo Venturi, dopo aver ascoltato Gigi Stock, finalmente rendiamo onore a un grande professionista e un carissimo amico, che è il maestro Sandrino Piva. E quest'oggi abbiamo con noi la figlia Laura. Ciao Laura. Ciao, ciao Marco, ciao a tutti. Come stai? Bene, grazie. Ma sai che prima della diretta io pensavo una cosa, ho fatto due calcoli. Sì. Ma sono 30 anni noi che ci conosciamo, ridendo e scherzando. Forse qualcuno in più, secondo me. Secondo me sì. Perché qualcuno tu in eri più. Una bambina. Sì, proprio piccola. Io ero un mezzo bullo sì, da strada. Sì, non eri tanto più grande di me. Che andavo col 112 Cups Abarth e quindi sono passati 30 anni. Eh sì. Sono volati. Vola il tempo. Sotto certi aspetti sì, sotto altri un po' meno. Ma noi siamo belli più che mai, non siamo cambiati, siamo sempre... Sì, sì, sempre, siamo rimasti uguali. Siamo rimasti uguali. Ascolta, io voglio innanzitutto ringraziarti per la tua presenza. Figurati. È da tempo che noi volevamo fare questo programma, già dal 2004-2005. Finalmente siamo riusciti a rendere un onore a colui che ha dato un po' una svolta negli anni 80 alla musica da ballo. Sì, che ha segnato una nuova epoca, possiamo dire. Sicuramente. Senza essere presuntuosi, no, non vorrei peccare di presunzione, no, però assolutamente. Una nuova epoca secondo me lo si può dire. Anche perché poi tutti hanno un attimino copiato sì, ciò che ha fatto sì. Sandro, giusto? Sì, sì. Questo piccolo grande uomo che è nato nel 1939 in un paesino in provincia di Piacenza, giusto? No, mio papà è proprio nato a Castel San Giovanni. Proprio a Castel San Giovanni. Castel San Giovanni. Poi si è trasferito in un paesino... una frazione di Castel San Giovanni, ha vissuto lì finché non si è sposato, via. Che è la Pievetta. Perché. Pievetta, sì. Per caso, lo sapevo Pievetta, però. Sì. Sai, noi stiamo parlando in questo momento, anzi li salutiamo Laura in tutta Italia, perché siamo sulla piattaforma Sky, siamo su Digitale Terrestre, siamo sulla Web TV e in 10 TV analogiche, quindi abbiamo una copertura totale. Sicuramente, per me è un onore essere perché uno qua, dice eh. La Pievetta è in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna. Sì, è una frazione del paese in cui abito, insomma. Allora, Sandro abbiamo detto che è stato sicuramente il primo un po' a sconvolgere nel 1980, poi quando sì. È partito ufficialmente dopo varie esperienze musicali. Dopo la gavetta giusto? Dura, sì, nel 1980, fra il 5 cui, dicembre. Fra cui anche Carlo Venturi. Sì, per tanti anni. Per tanti anni. Sì, però ufficialmente lui è partito nel 1980. Sì, il 5 dicembre. Ha fatto questa formazione... Formazione un po' quanti così. Quanti elementi all'inizio? Erano so. In otto. Per poi arrivare a 14, sì, se non erro. Per poi in poco tempo arrivare a 14, sì. Tu, Laura, hai portato dei video immagino. Bellissimi, storici, che tutta Italia, tutta Europa ammirerà. È qualcosa di eccezionale, veramente. Grazie, io figurati. Ti ringrazio. Ho cercato di portare le cose un po' più, quelle che secondo me andavano meglio. Ho tante cose ancora, oltre certo. A queste che ho portato in varie versioni, altri brani addirittura. Quindi è stata una scelta ardua per me, in tutti i sensi, perché erano filmati che non guardavo da parecchio esatto. Tempo e comunque mi suscitano sempre qualcosa riguardandoli. Piacere sì, ma anche emozioni molto forti, sì. E ti dico, ti ho portato questi filmati, però ne ho tantissimi altri ancora. Non per nulla, insieme a Laura Piva staremo ancora la prossima settimana, quindi dedicheremo volentieri. Due puntate al grande Sandro. Io dico grande Sandro perché io ero un suo pupillo, tu sai, poi racconteremo sì, qualche sì. Aneddoto, quando io un ragazzino gli portavo la valigetta per non pagare i biglietti, eccetera, eccetera, eccetera. Facciamo un po' di musica? Volentieri. Iniziamo con Ermeio. Ermeio, sì. Vuoi presentarlo tu questo motivo? Ma è una canzone degli anni 90, dedicata appunto a Sandrino. Ho fatto un videoclip con i vari momenti importanti della sua carriera, quelli un po' più recenti, spero vi piaccia.
Allora ascoltiamo Ermeio e poi rendiamo onore al primo fisarmonicista, uno dei primi, se non il primo, Enrico Traverso, se non erro. No, il secondo. Il secondo, hai ragione, poi arrivò Manolo. Era in sostituzione. Era in sostituzione. Comunque poi è rimasto per qualche anno, nonostante fosse in sostituzione. E poi ci dette il posto a Manolo, se non erro. No? Sì, hanno fatto un periodo di tempo che erano insieme. Insieme, esatto. C'era sia Manolo che Enrico Traverso. E poi è rimasto solo Manolo. Enrico Traverso lo ascoltiamo con Menestrello. Questi sono i numeri 333-5339-936, 0385-40-501 per queste due puntate storiche dedicate al grande Sandrino Piva. Ci vediamo dopo insieme a Laura. Lui è il meglio che
Ben ritrovati in diretta con Fisarmonicando, un saluto agli amici di Carpe Diem, canale 932 di Mediaset Premium e tutte le emittenti che trasmettono questa produzione che durerà sino al 26 di giugno del 2010. Siamo nello studio con la bellissima Laura, simpaticissima e grande professionista. Grazie. Ricordiamo anche la tua attività che prosegue, quella del tuo pagio a livello editoriale. Sì, ormai sono più di 20 anni a livello editoriale che proseguo con questa attività. L'edizione si chiama Sandrinita. Abbiamo un sito dove si può trovare di tutto, dalle fotografie del maestro Piva alle partiture, si può scaricare di tutto, alle orchestre attuali che abbiamo in gestione ora, tutto si può trovare. Ricordiamo appunto i siti. Sì, www.sandrinita.it. Da qui potrete entrare in 3 siti differenti dove trovare tutto il nostro repertorio, dove potete registrarvi e quindi scaricare gratuitamente tutto ciò che desiderate. Comunque per informazioni chiamate appunto, poi troverete anche i numeri di telefono 05 23 88 24 20. Comunque se avete bisogno chiamate Bai Marco che vi darà il numero diretto di Laura. Allora dicevamo, il 5 dicembre nasce questa formazione che immediatamente dopo un paio di mesi raggiunge addirittura 25 serate, una media di 25 serate al mese. D'inverno. Perché poi era il 31 addirittura, fatto anche 30 su 30, 31 anche, su 31. Anche, appunto, giusto, quindi giusto. Successone assoluto. Massacrante. Successone però sì. Sono stati veramente anni... massacranti. Sì, dobbiamo dire, poi io l'ho conosciuto, che effettivamente Sandro pretendeva tantissimo. Sì, però considerando che era tutto
interamente dal vivo, quindi era molto... Si suonava all'epoca. All'epoca si suonava, sì. Parecchio. Parecchio, sì. Addirittura arrivò con... Lui adorava la sezione fiati, no? Sì. Arrivò al punto di avere quattro trombe. Quattro trombe, due tromboni, sax. Due sax. Vero? Sì. Lui con queste trombe... Perché aveva anche impostato, diciamo, il repertorio su questa formazione, altrimenti non l'avrebbe tenuta, comunque non l'avrebbe costituita. Certo, lui impazziva con queste trombe, ricordo. Sì, l'orchestra grande a lui piaceva molto. Piaceva, era, sì. Era il suo sogno. Sì. E infatti gli ultimi tempi, se non fosse successo poi quello che è successo, c'era la, diciamo così, il sogno, ma comunque c'erano già i progetti per poter fare una formazione diversa da quella che aveva, ampliandola. Fare una big band. Sì. Ecco, io so la storia, quindi voleva fare, sì. Tanto lui voleva appunto ideare. Avevamo già pronto. Era già quasi tutto pronto per arrangiamenti, fare, tutto per quanto, aveva già tutto... Ma ci arriveremo poi a parlare di questo, perché facciamo un pochettino, okay, la storia per arrivare poi al finale. Al finale, purtroppo, triste però... Lui, volevo dire una cosa, lui ha scelto proprio di mancare in mezzo al suo pubblico. Di andarsene così. È stata una, questo lo dico io, volevo chiedere, ma è stata proprio una sua scelta, secondo me. Ma non so cosa dirti, se, una scelta... Beh, ho scelto, oddio, però lui è stato... Cioè, lui probabilmente, se avesse dovuto scegliere, sicuramente avrebbe scelto di... Di andarsene così, di salutare così? Sì. Può essere. Io sono troppo... Per dirti una cosa del genere, sono troppo all'interno della, certo, cosa. Vedendolo dall'esterno, fuori. forse giusto, forse, così. Forse. Lasciamo il punto interrogativo. Lasciamo così. Lo ascoltiamo con, insieme a tutta la band, con un successone. Giusto, sì, il grande successo di Cuore di Zingaro, che è un brano degli anni Ottanta, se non erro dell'84, una composizione appunto del maestro Piva con il maestro Costa, il suo editore di allora. Che sono stati collaboratori, hanno collaborato per tanti anni, sono stati grandi amici. 26 LP o 24? 24 LP, vabbè, più qualche 45 giri di un altro genere, però comunque 24 LP. E tantissime ristampe. Ah beh sì, le ristampe non le contiamo nemmeno. Sandrino Piva in discoteca non ricordo. Non ti so dire. No, non mi ricordo esattamente quante ne abbiamo ristampate. Tantissime. Come Una rosa per te, vabbè, Cuore di Zingaro, tutte cose. Poi ci arriveremo, Sandrino Piva in discoteca, perché devo dire una cosa. Lo ascoltiamo quindi con Cuore di Zingaro e poi, naturalmente, sapete, è fisarmonicando, quindi rendiamo onore anche ai fisarmonicisti. Ascoltiamo dal Piemonte Loris Gallo. Ci vediamo dopo e continueremo questa bellissima storia di Sandrino Piva insieme a Laura. A dopo. Solo per te.
Rientrate in direttissima con Fisarmonicando, grazie per le telefonate, per gli sms, poi se avremo tempo accontenteremo anche qualche vostra richiesta, però voglio rendere un onore a questo grande personaggio che ha fatto la storia dal 1980 della musica da ballo. Mm-hmm. Laura, a questo punto dobbiamo presentare, prima di andare in pubblicità, un motivo che si intitola Baionando. Diciamo due cose perché... È un videoclip, il titolo è Baionando, come dice il titolo è un baion per fisarmoniche, logicamente fisarmoniche Lucchini, poi parleremo anche di questa cosa. È stato girato questo videoclip in un'azienda agricola, molto divertente direi, è stato molto richiesto e tuttora è richiesto perché comunque è un motivo semplice, è orecchiabile e soprattutto è facile da eseguire. Vediamo. Che brava che sei, ma grazie. Senti, io ti chiamo quasi tutte le settimane con me. Volentieri. Siamo una bella coppia. Volentieri, dai. Ci vengo volentieri. Stavo dicendo, volentieri. Il successo di Sandro, poi sono passati, non dimentichiamolo, 30 anni, 1980. 80, quindi, sì, 30 anni, giusto. E a livello editoriale, diciamolo pure, sebbene sono passati tanti anni, molti motivi di Sandro stanno funzionando ancora. Ancora, sì, tuttora. Sono diventati brani sempre verdi, perché dopo i 20 anni comunque passano sempre verdi. E direi che non mi posso lamentare, nel senso che è una soddisfazione sentirsi richiedere anche alcuni brani, magari degli anni 70 addirittura, e quindi vuol dire che non è stato dimenticato e che comunque la sua musica piace tuttora nonostante siano passati tanti anni. Beh, comunque per chi l'avesse dimenticato, non credo, però non credo nemmeno io. Con Fisarmonicando risponderiamo un pochettino. Perfetto. Così se lo ricordano ancora di più. Ancora meglio. Ascoltiamo Baionando, poi andiamo in fascia pubblicitaria e rientreremo con Laura Piva ancora per circa 45 minuti. A dopo. We'll be right back.
tutta un'altra musica con le fisarmoniche by Marco, esclusivamente a Stradella, in via Martiri Partigiani al numero 34. Telefono 0385 40 501, web www.bymarco.com. Fisarmoniche by Marco, la fisarmonica dei numero 1. By Panda, l'amico del camionista. La linea esclusiva è adatta per ogni modello di camion e necessità, materiali belli alla vista e al tatto che non temono l'uso quotidiano. Copri cruscotti, console, copri cofani e tappetini, copri maniglioni con cerniera, pannelli laterali, cuffie cambio, porta oggetti, copri parasole e ciabatte, in coordinato e disponibili in diversi colori. I prodotti By Panda sono disponibili in esclusiva solo presso le aree di servizi autostradali. By Panda, telefono 0385 27 75 52, sito internet www.bypanda.it. Viva la Pisa, viva la Pisa, che impazzire ti farà. La suoni in piedi o da seduto, l'importante è non aver bevuto. Viva la Pisa, viva la Pisa. Nuovamente in diretta, un ringraziamento alla regia Michael Cagiada, Fausto Pizzoccoro, Giorgio Pezzoni e Marco Pezzoni che è il nostro staff. Laura, parliamo un po' delle tue ultime produzioni, Sandrinita, adesso stiamo facendo una bella carrellata. Cosa stiamo vedendo in questo momento? Due lavori nuovi che sono usciti da poco, uno deve ancora essere spedito, quindi lo invieremo tra pochi giorni. Sono due lavori nuovi dell'orchestra di Daniele Cordani, uno tutto di fisarmonica e l'altro CD invece è praticamente quasi tutto cantato. I titoli sono Voglia di fisarmonica e Lui. Lui appunto è un brano, è una cumbia, abbiamo fatto sia la versione maschile che la versione femminile in quanto è stata richiesta, è una cumbia che ha molto successo, diciamo che è molto anche richiesta, è facile da ascoltare e soprattutto è molto bella da ballare. Quindi se volete andare sul nostro sito li potete ascoltare tutti, sono 16 brani di fisarmonica e 12 di brani cantati. Potete andare sul nostro sito, lì scaricare le basi, scaricare tutto quello che volete e ascoltare logicamente tutti i brani. Ripetiamolo, cioè, poi me lo metteremo anche... www.sandrinita.it. Quindi richiedete, risponderà poi direttamente dall'email Laura, ma comunque poi ci sono anche i recapiti della sede. Sì, ci sono i recapiti, ci sono i telefoni, le mail, abbiamo 3 indirizzi di posta elettronica, quindi non è difficile trovarci o comunque contattarci. Di tutto di più. Di tutto di più, non ci facciamo mancare nulla. Oh, ascolta, adesso poi ritorneremo a parlare delle tue edizioni, perché sei qui anche per questo, giustamente, è la tua professione. Però ti voglio fare una domanda, il Mercedes di Sandro è ancora in garage? Sì. È ancora in garage. Un bellissimo Mercedes bianco. Nero. Ah no, scusa, nero. Fantastico. È rimasto lì anche quello. È rimasto lì anche quello, sì. Come le bici da corsa, come... La sua grande passione. La sua Vespa che ho fatto restaurare, che ormai ha più di 40 anni. Hai tenuto tutto. Tutto. Tutte infatti le fisarmoniche. Infatti in studio, non so, chi vuole, come dicevo poc'anzi, andare sul sito, si possono vedere gli strumenti, si possono vedere un sacco di cose tra le quali anche le passioni del maestro Sandrino Piva. Beh, tra queste la bici. Ma che bella puntatona, quindi amici del centro e del meridione, ricordatevi, ammirate in questo momento in diretta e poi anche su Carpe Diem Sat. Vi ricordo che fra 2 ore il tutto sarà in streaming, Laura, per tutta la settimana, però loro non potranno, coloro che stanno guardando il web in streaming, scaricare i video. Ah. Molto importante, okay. Quindi lo possono solamente vedere ma non scaricare perché lo zio Marco è sgomato. Allora, che lungo. Arriva Riccardo Ombregini, quel bell'uomo biondo, ha scritto Angelito dedicato a Angelo Zibetti, ciao Angelo anche te, e poi arriva ancora Sandrino con Asta la vista. Olè. 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 Così diciamo olè. Olè. Vabbè, olè. We'll be right back.
Ci vuole un po' di atmosfera, il cappello c'è. Ci metto anche le giacche adesso, sì, eh. Sì, perché ragazzi, questa è una nostra ultima incisione, è un valzer messicano, una canzone messicana, pensate, l'ho scritta io, potete pensare che è messicano, possessi, un po' piesintei, un po' pavese, un po'. Abbiamo scritto tutte assieme, tutti in ras. Te di dove sei? De Roma. È de Roma, pensa te, è romano, Furio. Allora, vamos, hasta la vista, signor! E te puta che lo parlo che sta mai a capita. Vamos! Questa zona te pone valse, e il piacere di casare ti con la voglia di una muchacha. Una muy spiritosa innamorata dell'allegria, una mucho caliente che c'è nel fuego di corazon. Hasta la vista signorita, che tu vuole parlare contigo esto valse. Si bailerò contigo perché tu me hai incantata. Hasta la vista amigo, dígame i volte, dígame bene. Ma se sciopa il corazon per un po' orgoglio. Andre, vamos! Sopra il corazon, ti chiedo un po' di compassione.
Vabbè, regia, se noi avessimo una telecamera sola non ci sbagliamo. Sì, infatti. Qua una bassa, una alta, una zoppa, sì, Laura. Sì, appunto, una giù. Scusa. No, scusate, ma io non sono abituata, quindi qualche disagio ce l'ho. Ma sei con lo zio Marco. Appunto. Allora, devo ricordare alcune cose. Mercoledì, vi ricordo, qui sulla piattaforma Sky, Risto Music Show con l'amico Gigi Chiappina alle 21, quindi non mancate a questo appuntamento. Poi vi ricordo che questa primavera Fisarmonicando approda in Calabria, quindi con un bellissimo spettacolo, per poi il giorno dopo andare in Sicilia, a Barcellona, Pozzo di Gotto, con Paolo Bagnasco, Riccardo Ambrogini. Faremo tre serate bellissime in Meridione. Mentre il 26 di marzo, e quindi non il 25, quindi piccola modifica, saremo a Salizzole, in provincia di Verona, con Fisarmonicando. Per informazioni dovete chiamare Manuel 338-16-77-241. Devo salutare anche un carissimo amico da Pantelleria, Andrea Lo Pinto. Poi leggerò tutte le email che stanno arrivando, ma perdonatemi per questa puntata, penso che ne valga veramente la pena. Allora, il prossimo pezzo è, prima di ascoltare poi anche un carissimo amico siciliano che si chiama Giuseppe Santamaria, che ha partecipato a Sanremo, il festival. Quindi, ma dai, sì, complimenti. Fisarmonichetta by Marco, ciombini. E il prossimo motivo in scaletta è Una rosa per te. Vabbè, anche questo. Sì, è stato un successo dopo Cuore di Zingaro, Una rosa per te, vabbè, è stato un successo, un grande successo. Lo vogliamo dedicare a un carissimo amico di Sandro, che è Aldo Zardi, che ha contribuito sicuramente. Suo impresario da sempre, da quando ha iniziato è stato lui a dare fiducia, si sono dati fiducia a vicenda, diciamo, e hanno cominciato con questa collaborazione che poi, oltre alla collaborazione, è diventata amicizia, un'amicizia molto forte che non si è mai sgretolata nei momenti, neanche nei momenti più difficili, di malattia, di tante altre cose, non si è mai sgretolata. Sono sempre stati due corpi e un'anima. E quindi questo è fondamentale anche nel lavoro. È dovuto a questa forte amicizia. Esatto. E io vi posso garantire che Aldo e Sandro facevano delle litigate assurde, incredibili. Ma la cosa bella di Sandro e di Aldo, perché anch'io con Sandro ho avuto delle grandissime discussioni prima delle serate e durante, perché anche lui mi diceva, dopo. Anche dopo, ma Marco, io faccio il riposino. Io dicevo, Sandro, a mezzanotte mi raccomando il riposino. Lui mi diceva, Marco, preoccupatemi, mi diceva in piacentino. Poi puntualmente alle 1:15 lui faceva il riposino. Litigata con Sandro. Se lo faceva. Litigata con Sandro e poi mi diceva, Marco, andiamo a bere. Quindi un pregio, sì, di Sandro. Lui caratterialmente era proprio così, così. Ma con tutti, con tutti, con la persona che conosceva di più, con quella che conosceva di meno. Era proprio il suo carattere. Però mai portargli rancore. Mai. Assolutamente, sennò avevi perso una vita. Sì. Vero? Esattamente. Oh. Andiamo quindi in Sicilia con Giuseppe Santamaria, Passion, e poi Sandrino Piva con Una rosa per te. Io mi emoziono un pochettino, devo essere sincero.
amante, perché ti amo. Questa mia rosa sarà la prova vera del mio amore. La rosa non basterà, ma tu sei già dentro il mio cuore. Bentornati, siamo sempre a Fisarmonicando, non avete cambiato canale da soli. Io sono rimasta da sola perché Marco sarà sicuramente andato a prendersi un caffè, quindi proseguiamo con la trasmissione senza perdere tanto altro tempo. Quindi proseguiamo con altri due brani, uno di Paolo Bagnasco con Carosello, che tra l'altro saluto Paolo perché è mio grande amico, e l'altro un brano sempre di Sandrino Piva dal titolo La Mini Polca. È un brano scritto appunto da Sandrino Piva e dal maestro Carlo Venturi.
la mini polca. Gabriele Pina, Manolito. La coppia più bella del mondo. Dici? Beh, non saremo male insieme. Cioè, io, nonostante l'età, sono ancora un bellometto. Ah sì, ti difendi bene. No, oh, guarda che mi fa, le, mi fa le sviolinate. Grazie, comunque, complimenti. Fanno, beh, comunque tu anche tu. Grazie. Beh, non possiamo, siamo in diretta. Poi c'è qua mio figlio, diciamo. No, papà, no, per carità, no, non innescavo meccanismi. Ecco, non lasciamo strani. Stare, stiamo come si dice noi nei primi danni, vero? Esatto. Allora, stavamo, continuiamo la nostra chiacchierata, Sandro, più di un disco d'oro, se sì. Non erro, 2, 3, 4, sì, argento. Sì, con diversi titoli, sì, c'è stato Sandrino Piva in discoteca, poi vabbè, Cuore di Zingaro, Una rosa per te, Bimba Bruna, poi c'è stato anche quella, quel CD dal titolo Una vita in musica, dove c'erano raccolte tutte le operette. Bellissimo, sì. Sì. Pararara, pa, 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 che esatto. Lui era lì con... Quella, esatto, no? Bravo, sì. Che memoria, che memoria. Arriva Marco Porro con Bandi o non Tango e poi Donna Gitana, vuoi dire qualcosa? Paso doble. Paso doble? Va bene. Poi il video si commenta da sé. Sì, appunto. Ci vediamo dopo. Thank you.
Sanno chi li aspetta, la donna che si fa guardare con le sue mosse il suo gridare, e quando entra nell'arena un grande urlo si scatena. Aie! Alzando la sottana io dono il cuore, son donna gitana, la gente grida e ride, tu sei la donna che ci fa più divertire, con la dolcezza in cuore, tutta l'arena tu fai delirare, e insieme a te gridiamo tutti, olè! Perché il tuo nome sarà donna gitana. Tu fai gridar tutta Siviglia, anche i toreri nell'arena li fai cantar la Macarena, e quando lei manda un bacino tutta la gente fa un inchino. Olè! Alzando la sottana son donna gitana, la gente grida e ride, tu sei la donna che ci fa più divertire, con la dolcezza in cuore, tutta l'arena tu fai delirare, e insieme a te gridiamo tutti, olè! Perché il tuo nome sarà donna gitana. Il tempo vola, questa bellissima puntata dedicata al grande Sandrino Piva con la figlia Laura, titolare delle edizioni Sandrinita in quel di Castel San Giovanni. Vi ricordo che Laura continua il lavoro editoriale creato da Sandro. Beh, certo, poi. Sì. È un'attività di famiglia. È un'attività sì, era stata fondata insieme a mia mamma, loro due hanno fondato la casa discografica e l'edizione musicale, poi ho proseguito nell'attività. Laura, quanti pezzi lo sai? Circa un migliaio, sì. Perché oltre a scrivere per lui, scriveva anche per altri gruppi. Quindi circa un migliaio, sì. 1000 pezzi. Adesso qualcuno in più sicuramente. Tantissimi di successo comunque. Sì. Sia brani cantati sia brani suonati. Sì. Adesso, a proposito di brani suonati, andiamo naturalmente in pubblicità perché dobbiamo pagare la luce e il riscaldamento. È fondamentale. E poi ascoltiamo, questa è storia, il concerto d'Aranguez. Esatto. E Sole mio. Mixati in un purpurì insieme. Sì, sono proprio eseguiti nella stessa serata insieme, attaccati. Insieme. Lo ascolti, è una chicca questa. Sì. Lo guardiamo insieme. Sì. Anche voi, mi raccomando. Viva la Pisa, che impazzire ti farà. La suoni in piedi o da seduto, l'importante non aver bevuto. Viva la Pisa. Radio Genius. Radio Genius stappa la musica. Radio Genius. Bene, parliamo della ditta Buon Pezzo di Castelfidardo. Elevata qualità e rispetto della tradizione,
fanno della ditta Bonpezzo un'azienda giovane ma con una grande esperienza. La ditta Bonpezzo opera a Castelfidardo in provincia di Ancona, l'altra patria della fisarmonica, e di questo storico strumento ad ancia ha saputo cogliere i suoi aspetti popolari, portandolo ad un livello qualitativo molto elevato. La lunga esperienza, la cura minuziosa dei dettagli e la continua ricerca fanno degli organetti Bonpezzo prodotti all'avanguardia molto apprezzati in tutto il mondo, dai professionisti e rigorosamente formativi per i principianti. Giampaolo Bonpezzo e il suo staff hanno creato una vasta gamma di organetti in legno e celluloide con un rapporto qualità-prezzo molto competitivi. La ditta Bonpezzo è sita a Castelfidardo in provincia di Ancona e per ammirare l'intera gamma dovete digitare sul web www.bonpezzo.com. Infoline 071 7823 272. Bonpezzo, ditta giovane, strumenti come una volta. C'è un posto dove non hai bisogno di parole per farti capire, di paragoni per farti sentire bene, di sensazioni forti per poterti emozionare. Questo è l'agriturismo Il Rio e tu sei il suo ospite. Scopri così un'esperienza unica ed indimenticabile. Essere da noi è come sentirsi subito in famiglia e vi sentirete avvolti dalla natura e appagati dalle nostre comodità. L'ampio giardino permette agli ospiti di godersi piacevoli momenti di relax anche durante i pasti che in estate vengono serviti sotto il gazebo. I bambini hanno spazi verdi attrezzati per giocare, altalene, scivoli e una pista go-kart per una divertente corsa. La possibilità di una passeggiata a cavallo o a piedi, un attimo di stupore mentre assaggi la raffinata cucina del Rio, la tua cena o pranzo contornato di risate, musica e relax che creano un'atmosfera ed un'esperienza unica. Tutto questo e molto altro è l'agriturismo Il Rio. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. We'll be right back.
Sabrina Piva, una vita in musica. Thank you.
Beh, siamo giunti al termine di questa prima puntata, perché noi ci rivedremo, Laura, la prossima settimana, dedicata al grande Sandrino Piva. Noi siamo entrati nelle vostre case, in tutto il mondo, con questo grande artista che ha fatto la storia dal 1980 sino al 1994. Quindi per ben 14 anni, mm-hmm, di successi incredibili. Poi nella prossima settimana, nella seconda puntata, andremo poi alla conclusione del nostro discorso. E ha fatto veramente la storia della musica da ballo, orchestra innovativa, luci, costumi, tolse i leggii all'inizio, poi li rimise con la sezione fiati, a un certo punto poi, però inizialmente tolse tutto. Aveva dei fari immensi bianchi che quando li accendeva luce del giorno si accecava. Lui era così, insomma. Sì. Era unico. Nascerà un altro Sandrino Piva? No. Non credo. Ognuno di noi è unico. Certo. E prima di concludere, Laura, perché poi, ripeto, staremo insieme ancora 90 minuti, ti faccio una domanda forse un po' particolare. Sandro si sarebbe adeguato, forse te l'ho fatta anche in privato, si sarebbe adeguato ai ritmi di oggi, allo stile di oggi, ai cambiamenti di oggi della musica da ballo? O avrebbe inventato ancora qualcosa? No, secondo me avrebbe inventato ancora qualcosa, comunque qualcosa che gli altri avrebbero dovuto seguire poi. Sicuramente non si sarebbe adeguato al playback, alle basi, a tutte queste cose, perché conoscendolo, essendo un istintivo, non questo poteva. Questo non l'avrebbe mai fatto. No, assolutamente. Sicuramente. Assolutamente no. Sì, anche perché lui ha vissuto per la musica. Per la musica, per il suonare, detto molto volgarmente, però era proprio nel così. Nel bene e nel male, comunque. Sì, sicuramente. Sicuramente. Poi ognuno ha i propri punti di vista. Certo, però voglio sotto dire, questo aspetto ci mancherebbe altro. Chi suona può però anche, no, non si sarebbe chi suona può anche sbagliare. Probabilmente ci sarebbero state due correnti, il vivo e non vivo. Detto così molto... Sì, ma è un discorso... Però poi con tutte le critiche che c'erano e che ci potrebbero essere state, sicuramente. Però no, non si sarebbe secondo me adeguato. Sarebbero stati forse gli altri che avrebbero dovuto ancora adeguarsi a lui. Sì, forse non saremmo arrivati al punto che siamo arrivati, nonostante tutto questo io ho un discorso... Oh, magari ti ripeto, ci sarebbero state due correnti, sì, suonare dal vivo e suonare in playback o comunque con le basi, con dei supporti meccanici, diciamo così. Però diciamo insomma che con 14 elementi sul palco avrebbe sicuramente suonato. Ma stai scherzando? Ascolta Laura, sì, lo spettacolo continuerà la prossima settimana. Vengo volentieri, sì. Concludiamo, lui diceva sempre così, axé andoma ragaz, o no? E poi diceva, io dico pardio. Giusto, quando finiva la serata. Proprio era stanco, che non ne poteva più, quando erano oltre le due, senza il riposino, la pausa nell'intermezzo, quindi sì, concludeva così. Grazie a te, ci mancherebbe. Ancora 90 minuti e poi ci ritroveremo magari alla fine della stagione. Per Volentieri, grazie Marco. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Canto stasera a te sotto la luna, questa canzone d'amor, oh bimba bruna, una canzone dolce appassionata. Canto stasera a te la serenata.
luna. Grazie.